Buongiorno a tutti, autorità, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, signor Ministro, membri del Governo, autorità religiose, civili e militari. Quando con il Prefetto mi ha accolto, il Prefetto ha accompagnato ministri e sottosegretari all'incontro con la delegazione delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno qua fuori, ma quando il Prefetto mi ha accolto mi ha ricordato che questa è la quarta volta in cui da Presidente del Consiglio sono a Reggio Calabria e la quarta volta coincide, la prima volta in realtà ci vedemmo, se non ricordo male, il giorno prima di Ferragosto, guardo Marco Minniti, era il primo giorno prima di Ferragosto ed eravamo in una situazione in cui era commissariato il Comune e commissariata la Regione. Quindi oggi sono molto contento di poter dire che insieme alle istituzioni ci prendiamo degli impegni. Ma è sempre molto difficile fare questo ragionamento, perché quando guardi gli aspetti positivi ti dicono sì, però c'è ancora da fare. Ed è vero, quanto c'è da fare. Quando sottolinei soltanto le cose negative che mancano ancora, perdi un pezzo del racconto possibile. Come faccio a dire che è fondamentale far venire le persone in questo straordinario museo archeologico se non racconto la bellezza che lo caratterizza? E contemporaneamente raccontare soltanto la bellezza, secondo alcuni, è un modo di guardare il bicchiere soltanto mezzo pieno. Ecco, questo è un po' il paradosso della situazione italiana, non soltanto calabrese. Calabrese ha maggior ragione, per motivi che adesso provo a affrontare. Ma siamo sempre sospesi, non dirò eccellenza tra il già e non ancora per non rischiare di apparire quasi blasfemo, ma tra un atteggiamento in cui le cose che possiamo fare e che stiamo facendo sono oggettivamente un passo in avanti e tuttavia c'è ancora molto, molto, molto da fare. Guardate questo museo. Se voi faceste parlare adesso l'architetto Desideri, vi racconterebbe di quanto sicuramente ha penato in questi 10 anni. Questa fu un'intuizione, 9 anni, del governo Prodi, che ringraziamo, ministro dei beni e delle attività culturali era l'onorevole Rutelli. Fu deciso per i 150 anni dell'Unità d'Italia, 2011, di creare alcuni grandi luoghi culturali. Ricordo bene perché allora, impegnandomi a Firenze, eravamo particolarmente interessati al nuovo teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il nuovo auditorio. Lo dico a Giuseppe, hai detto en passant, questa è la città metropolitana con più beni culturali. Ora io ho fatto finta di non sentirla quella, però per la stima, l'amicizia fraterna che ho nei confronti di Giuseppe, questa non l'ho sentita. Diciamo che è una bellissima città, mettiamola così, ecco. Onde evitare competizioni con un'importante città del centro d'Italia che non citerò, diciamo tra Roma e Bologna, per intendersi. Però il punto chiave è che 10 anni fa, 9 anni fa, quando siamo partiti, in questi 9 anni, abbiamo avuto molte difficoltà, molti problemi. E quindi se guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, di occasioni perdute ne abbiamo a bizzeffe. Chi contesta, chi si lamenta delle occasioni perdute, chi dice mamma mia potevamo fare meglio, spesso ha ragione. Ma questo atteggiamento non serve. Serve a migliorare, serve a evitare in futuro gli errori. Oggi siamo in un momento in cui il museo è aperto. C'è un direttore che è stato scelto in una competizione internazionale. Io sono grato al ministro Franceschini, alla sua squadra per aver voluto questi concorsi per 20 realtà in tutto il paese, grato per la scelta che ha fatto in questa terra, ma credo che abbia oggi un significato doppio dire al direttore, adesso bisogna correre, festa oggi, da domani vogliamo correre di più. Perché? Perché è impensabile che di fronte a tutta questa bellezza, ragione Giuseppe, quando siamo entrati c'era il silenzio di fronte alla straordinaria magnificenza dei bronzi, di fronte a tutta questa bellezza è impensabile che stiamo sotto i 200.000 visitatori l'anno. Se, no, però non applaudite, perché è vera la frase solita, se questi bronzi fossero a Chicago, al Fine Art di Chicago, o se fossero a San Pietroburgo, o se fossero a maggior ragione in Cina, avrebbero milioni di visitatori.
ma non avrebbe lo stesso significato. Sono a Reggio Calabria perché ormai costituiscono un pezzo dell'identità di questo territorio e collegati a questo museo, che tra l'altro chi di voi non ha visto ancora il secondo, terzo e quarto piano, lo guardi perché è meraviglioso, rappresentano il senso della sfida di questo territorio. Non arriveremo mai a milioni e milioni di visitatori. Perché? Perché Reggio Calabria ha anche altri problemi e nessuno può far finta di mettere la testa sotto la sabbia, di mettere la polvere sotto il tappeto. Questi problemi vanno risolti, ma ci vuole la grinta, la tenacia, il coraggio, la determinazione di un'Italia che dice sì. E non soltanto che dice ma, ba, bo. Un'Italia che ha il coraggio di provarci. Sbagliando qualche volta può darsi, ma mettendo tutta la propria forza, il proprio entusiasmo, la propria competenza. È questa la storia del museo per me. È un museo che è accanto a una stazione, alla stazione. E oggi parlando, giustamente, abbiamo sottolineato, c'è il Ministro dei Trasporti, c'è mezzo governo, è presente qui a Reggio Calabria oggi. È un fatto importante, è un fatto di attenzione, non ci sono soltanto i sottosegretari e le autorità di governo calabresi. Il punto è che dobbiamo far sì che quella stazione sia più frequentata, allora che si possa insistere sulla filiera Napoli-Palermo in termini di alta velocità. Ma accanto a questo c'è bisogno, secondo me, di fare degli interventi specifici, puntuali. Questo è il patto per il Sud, patto per Reggio, per la città. L'altro ve ne ha parlato molto bene Mario Oliverio. Nell'elenco degli impegni, Falcomatà ha fatto questo librettino molto utile anche per i giornalisti, ci sono tutti gli interventi specifici e puntuali. Ce n'è uno che mi sta a cuore, ma che non sapevo nemmeno che vi fosse, posso far finta di dire che ero preparato, ma affacciandomi alla finestra insieme con sguardo da ex sindaco, mi permetterete, c'è un edificio davanti, mi hanno spiegato che è un edificio teatro qualche anno fa di una terribile vicenda di sangue, che è di proprietà di un privato. Allora il privato lo rimette a posto, noi lo espropriamo. Ci sono i soldi, gli abbiamo dato i soldi al sindaco, perché se vuoi far vivere il museo, ha ragione il direttore, deve avere un collegamento con ciò che gli sta intorno. E non soltanto il lungomare, intuizione di Italo Falcomatà, è che è un punto di riferimento e che sicuramente dovrà tornare a vivere, perché noi faremo di tutto per avere un collegamento tra la bellezza che è qui, la bellezza che è in questa regione paesaggistica, la bellezza che è la bellezza degli abitanti di questa città. Questo rispetto al museo, ma è un simbolo, è soltanto un simbolo, che poi in greco, direbbe il direttore, vuol dire, viene da syn e ballo, che vuol dire cercare di tenere insieme, quindi qualcosa che cerca di legare. Vale per la regione. Quando siamo andati sulla Salerno-Reggio Calabria, quando era? 2 mesi fa, 1 mese fa, ci siamo presi l'impegno, il 22 dicembre dobbiamo averla completata, verremo a fare un sopralluogo entro la fine di luglio, questo è l'impegno preso con il Ministro Del Rio. In quella sede dovremo, con il Presidente Oliverio, aver chiuso anche la riorganizzazione dei denari per la 106, per la Ionica. E quando finalmente avremo sistemato ciò che dobbiamo sistemare in Calabria e in Sicilia, potremo affrontare la questione del ponte. Ma prima togliere dal tavolo della discussione tutto ciò che è rimasto aperto per troppo tempo. E accanto alle infrastrutture la banda larga. Ah, ma noi siamo in ritardo. Certo, è sconvolgente. Franceschini vi ha detto un numero che è sconvolgente. Lui l'ha detto en passant, e da autentico e bravissimo professionista qual è, non vi ha detto che è un numero che è comunque in miglioramento. Tutto bene, sì, ho fatto un discorso, ho già un po' di manco, niente di particolare, lasciate un po' di acqua e passa. Però il problema è che il dato del 15% di turisti al sud è poco, ma è in miglioramento. Quando siamo arrivati nel 2014, per darvi un'idea, la intera area sotto Roma aveva un numero di turisti stranieri inferiore alla provincia di Bolzano. Ma non vi viene la rabbia nel cuore quando pensate che insieme la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Campania,
rimanendo in campo culturale, li dico così al volo, archeologicamente Napoli-Reggio-Taranto, il Salento e Bagnoli, l'area di Ischia e Capri, la straordinaria bellezza del mare calabrese, tutto questo ben di Dio insieme, per non parlare della Sicilia, fa meno della provincia di Bolzano, come turisti stranieri. Ma non vi viene rabbia? Allora, quello che vorrei dirvi e concludere su questo è che però a noi non ci pagano per arrabbiarci, ci pagano per provare a risolvere i problemi. Chiudo da dove sono partito. Quando ci sono giornate come queste c'è sempre un atteggiamento ondivago nel cuore di chi deve parlare. Da un lato uno dovrebbe dire orgoglio, passione, che bello, che festa, oggi è un giorno in cui si riparte. E dall'altro dici, mamma mia però, quante occasioni perse, che rabbia, mi mangerei le mani. Riuscire a tenere forte l'indignazione per ciò che non ha funzionato e che porta a dover dire che la battaglia contro la criminalità non è vinta, certo che non è vinta. Ecco perché siamo in prima fila con i giudici di questo territorio, ecco perché siamo in prima fila con le forze dell'ordine di questo territorio, è perché siamo in prima fila con le forze vive della società e della società civile che combatte contro la criminalità e l'andrangheta in questo territorio. Ma contemporaneamente noi possiamo farcela, a condizione che smettiamo di fare l'elenco degli elementi che non vanno e proviamo ciascuno nel suo piccolo a cambiare. È questo in sintesi ciò che vorrei dirvi. Ci sono dei soldi per Reggio Calabria, ci sono dei soldi per la Calabria, il direttore molto opportunamente ha già bussato alla porta del Ministero e del Ministro, io sono testimone e mi schiero dalla parte del direttore, tanto poi il Ministro i soldi li viene a prendere da noi, quindi il gioco è, conoscendo il Ministro, è un gioco a somma zero per lui. Queste cose ci sono, ma c'è una cosa in più sulla quale vorrei chiudere e chiedere il vostro aiuto. Se vogliamo che la Calabria torni in Serie A, non solo il Crotone, a cui facciamo un grande in bocca al lupo e un abbraccio, dopo mi date la sciarpa. Ha dato una mano un fiorentino anche lì, Capezzi. Prima o poi lo riprenderemo, spero, ma questo non lo voglio il problema della società. Però se vogliamo che non solo il Crotone torni in Serie A, ma ci torni l'intera Calabria, la cosa sulla quale credo ci sia bisogno di prendere un impegno tutti insieme è che per i prossimi 2 anni le polemiche lasciamole ai professionisti della polemica. Quelli che vogliono dalla mattina alla sera dire sempre di no, su tutto. Quelli a cui non va bene mai niente, quelli che devono raccontare il Sud soltanto come la scenografia di un insieme di criminali. No, poi ferma lì, aspetta, tenga lei, prendo la sciarpa, tengo viola. La prendo per cortesia, ma la mia sciarpa è viola, sai. Quelli che cambiano idea per la squadra di calcio sono pericolosissimi. I politici che cambiano posizione per prendere 2 voti a livello calcistico non votateli mai. Sono squallidi. Io sono tifoso della Fiorentina, la prendo, la porto a casa, la sciarpa, me la lascia, volentieri. La metto qui, però, insomma, io tipo quella Fiorentina. Il punto, dicevo, per chiudere, ci sono quelli che dicono sempre di no a tutto e poi ci sono quelli che molto modestamente, con tutti i loro limiti, con tutte le loro difficoltà, provano a dire sì. Ecco, a questa Italia che dice sì, io vorrei che si unisse il coraggio, l'orgoglio e la determinazione del popolo calabrese, del popolo reggino. Sicuramente ci sarà l'impegno del sindaco Falcomatà, anche perché il lavoro che insieme abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare è un lavoro di grandissima importanza. Sicuramente ci sarà l'impegno del Presidente della Regione, Mario Oliverio, con il quale abbiamo dalla banda larga alle eccellenze agroalimentari un programma di investimento importante su questa terra. Sicuramente ci sarà l'impegno dei deputati, delle deputate, dei membri di questo governo, ma vorrei che ci fosse l'impegno di chi non ne può più. Di chi, per parlare male dell'Italia, vive nel mondo dei no. Ecco, con tutto il rispetto, con tutta l'umiltà, con tutto il coraggio necessario, oggi si inaugura un museo straordinario. Oggi si firma un patto, 2 patti, ma oggi soprattutto credo che dobbiamo dare spazio a un'Italia che ha voglia di dire sì al futuro. Dirlo nel museo archeologico è ancora più bello, perché questo passato ha senso soltanto se noi saremo capaci di investire nel futuro. Viva Reggio, viva la Calabria, viva l'Italia!